Ciao a tutti, sono Carlotta del Social Media Team. È tornato con noi oggi Stefano Marioni che ci dà un aggiornamento sulla reputazione del meeting sui canali social, internet, web. Ciao Carlotta, buongiorno a tutti. Allora, oggi il terzo giorno, facciamo un piccolo riepilogo sui dati che abbiamo raccolto dall'apertura del meeting ad oggi. Allora, vi ricordate, ieri parlavamo della valorizzazione economica che era a circa 2,5 milioni di euro di EAV, Equivalent Advertising Value. Oggi registriamo oltre 5 milioni come Equivalent Advertising Value, quindi il valore del brand del meeting. Gli utenti unici, quindi il reach che il meeting sta avendo attraverso le citazioni e le recensioni sul web, sfiora quasi il 500 milioni di persone, quindi le recensioni pubblicate sui siti che hanno un'importanza di lettori potrebbero potenzialmente portare a essere circa 500 milioni il reach. Le fonti più gettonate con quale seguire il meeting sono ovviamente Twitter, che copre circa il 75% di questo panel di fonti, seguito poi da Facebook, dai siti di news istituzionali, siti di news di informazioni e dai blog. Le condivisioni, che invece è un altro dato molto particolare, peculiare, stimiamo che siano intorno al 1 milione, cioè una persona scrive su un social, scrive una notizia, questa notizia viene letta sì da potenzialmente 500 milioni di persone, ma di queste 500 milioni di persone ci sono 1 milione di persone che la retweetano, la risharano, fanno il like o condividono in qualche, su qualche social, in qualche modalità questa notizia. Basta, io direi che per oggi ci fermiamo qui e domani vi diamo un aggiornamento su quelli che sono dei dati socio-demoscopici. A domani allora.